Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo, nonostante io sia vestito da bici, non è un video in cui si pedala, anche se ho appena finito un giro di 119-120 km che non ho filmato per YouTube, lo vedrete o vedrete qualcosa su Instagram se mi seguite lì, ma è il video in cui annuncio che ho deciso di vendere la Etos. Quindi ve la mostro, vi dico subito che sarà in vendita da Cicli Granzon, gestiranno loro valutazione e trattative con eventuali modifiche, adesso vi spiego un po' tutto. Ve la racconto, vi dico in che configurazione è adesso o che modifiche si possono fare con le cose che ho ottenuto dalla configurazione base e se vi può interessare fatevi sentire, lasciate un commento o comunque tenete sott'occhio i social e tenetevi in contatto con Mao, Luca, Manuel, i ragazzi di Cicli Granzon. È un cambiamento un po' epocale per me, però forse è arrivato il momento di provare qualcosa di diverso, che detta così non è il massimo, ma va bene, ok, avete capito il concetto. Allora, la mia Etos è di base allestimento expert, quindi telaio in carbonio, nasceva con manubrio in alluminio che ho montato il manubrio in carbonio Alpinist e verrà venduta in questa configurazione o con l'opzione appunto di montare il manubrio originale al suo attacco con il supporto, in questo caso per il Brighton, ma c'è anche l'attacco Garmin. Shimano Ultegra D2, quindi elettronico, rapporti posteriore cassetta 11-34, all'anteriore ho 52-36, ma ho anche le corone 50-34, quindi volendo si può montare 50-34, 11-34 oppure tenere questa configurazione 52-36, 11-34. Adesso la bici non è pulita, ma l'ho sciacquata giusto perché oggi ho preso su veramente tanto sporco e poi la laverò per bene con tutto il set di prodotti MacOff, Bike Protect alla fine e tutto il resto. Ruote, io ho le Roval Rapid CLX 50, no profilo differenziato, quindi 50 e 50, pneumatici Turbo Cotton da 28, ma questa è la cosa più facile da sostituire, camere d'aria in TPU e diciamo basta. Reggisella in carbonio, c'è qualche matrimonio probabilmente. Adesso sulla sella Physique, che cambierò perché sto facendo delle prove con Moreno, se non avete visto il video ve lo lascio linkato nella icona in alto a destra. E niente, devo fare una pausa. Ok, direi che possiamo continuare. Dicevo che adesso c'è su la sella Physique Argo Tempo, che era quella che ci lasciava il dubbio quando ho fatto il video con Moreno, che vi lascio linkato nella icona in alto a destra. Qua ci sarà sicuramente una sella Specialized Power, forse S-Works, quindi in caso vi troverete quella, se no monterete la sella che preferite. E niente, la bici è tenuta secondo me più che bene. Per i prezzi, queste cose qua, appunto vi rimando a Cicli Granzon, la troverete sicuramente in vendita sui loro canali, pubblicheremo qualcosa o pubblicheranno loro qualcosa in autonomia. Un'idea del prezzo, potete guardare l'allestimento expert della Etos e fare il conto del cambio ruote, cambio manubrio più o meno, e le corone, queste cose qua sono minuzie, secondo me non faranno tanto la differenza. Secondo me avrà un prezzo super interessante perché comunque la bici è tenuta bene e ha un valore importante, ma considerato appunto che ha un tot di tempo e qualche chilometro, potrebbe essere appunto interessante il prezzo. Ve la mostro anche da davanti. Tac. Ha una bellissima linea l'Etos, veramente a me piace tantissimo. Sono ancora in dubbio per il mio cambio bici, avevo quasi pensato di prendere un'altra Etos di un altro colore, magari prendere il telaio S-Works e riportarmi un po' tutto, però non lo so, questo non è ancora definito nel dettaglio su quale bici da strada pedalerò. E niente, diciamo che vi ho detto tutto,
questa è la configurazione attuale della Etos, appunto ho il manubrio vecchio in alluminio, la sella, le corone 50-34, ovviamente venduta senza pedali perché mi porterò via i miei pedali di Durace, ma in caso quello è anche un dettaglio. Basta, vi ho detto tutto, probabilmente, super spoiler anche questo, probabilmente cambierò anche la mountain bike, a quel punto abbiamo fatto 30, facciamo 31, o meglio abbiamo fatto 1, facciamo 2, e quindi se non siete degli stradisti ma siete dei biker e vi potrebbe interessare una Epic Evo, anche lì con degli upgrade interessanti, secondo me una super bici, potrebbe essere che anche quella finisca in vendita, e lo saprete se mi seguite sui vari social, quindi Instagram, Strava, TikTok, non credo che pubblicherò questa cosa, ma ci sta. E se non avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere un video in bici, oppure potrebbe essere il video della vendita di un'altra bici, o il video della nuova bici da strada, della nuova mountain bike, chi può dirlo, un periodo di novità. Ci vediamo al prossimo video. Io e la Etos vi salutiamo, forse per l'ultima volta. Ciao!